rispondi a questo video. Ecco i commenti, i primi 10. Bibbon dice: Mellora ha ragione la portinaia coi coglioni. Il popolo dice: Dovete morire solo come un cane. Dovete morire solo come un cane. Dovete morire solo come un cane. Te lo dice così. Il popolo parla così. La portinaia coi coglioni. Il popolo parla così. Dice: Dovete morire solo come un cane. E vabbè, Sono d'accordo con lei, dire che lei ha fatto vabbè, se vogliono così. un investimento su sé, ho Dice fatto un Bibbon, investimento, dice ho ripulire. Ad avere carta bianca, dice, ci metterei meno del Padre Eterno a fare il mondo. Dice, una settimana corta, dal lunedì al venerdì, contratto colf 3 ore al giorno. Dice, ma tutti i presidenti d'Italia che fanno dalla mattina alla sera? E non rispondono, qualcosa faranno. Ma tutti i presidenti Ma. di questo, poi mi facevo di dire quella E cosa lì, ancora pensa. dice: Ma allora il popolo ha ragione, siete dei cateteri usati. Ma provate ad andare a chi l'ha visto a fare cose. Come cose? Ma a cercare il vostro cervello, no? Dice: Chi l'ha visto? Che cosa dice? Il nostro cervello, chi l'ha visto? Dice: I bambini dice, vi sentono. Ma vi vedono anche, per farli crescere sani occorrerebbe bendarli e tappar loro le orecchie. Dice, ma è così difficile ripulire anche un solo comparto di questa lurida Italia? Dice, ma è così difficile, dice, ripulire anche un solo comparto di questa lurida Italia? In TV dice per parlare dei loro problemucci personali, spese condominiali, ma chi se ne frega? Fosse il Lorenzo 30, io il Giambellino 56, 54, il Giambellino 48. Questi parlano dei loro condomini, dei loro amministratori, delle loro portinaie, dei loro condomini. Ma che valenza ha parlare di queste cosettine per la nazione? Ma fatevi una televisione vostra con i vostri soldi e ciarlate finché volete, giorno e notte. E il Vespa che spreca serate e milioni con la Pandolfi, i paparazzi. E questi con il regalo di Scajola. Ma con il coso là, con l'appartamento vista Colosseo, beh, vabbè, che venuta. Ma in TV dice sempre solo galline e capponi, con la cappa, nient'altro dice che galline e capponi. Mai un Alfredo Robledo, un Gaetano Ruta, un Luciano Turone, una Cecilia Vassina, una Laura Tragni, una Narcisa Zarasti, un Tre Paure Alessandro, un Turedda Angelo, un Ruscio Silvio Biascio, un Lafayette Emilio, un Brigante S. Elio, un Aniello Covone. Vabbè, ce ne sono tanti, una Rossana Filacchio, una Grazia Ocesaro, un Enrico Barilli, un Antonio Ballerio, ce ne sono tanti, insomma. Parlano della cricca, non intervistano i ben informati. Ma un portavomiti, questo è il portavomiti, questo? Portavomiti, questo è il portavomiti, dice quello, ma non si sa a chi si riferisce, qualcuno di quelli, dice è una schifosa, una merda, una puttanozza per i figli, dice ho pensato ad un superatico mansardato con vista paradiso, con vista inferno, con vista antinferno, con vista, no c'è scritto con vista purgatorio, però è Dante d'accordo? Beh, Caronte, beh, San Pietro, beh, gli arcangeli, me che cazzo ne so, così c'è scritto. Dice, quello è una schifosa, una merda, una puttanazza. Dice, per i figli ho pensato ad un superattico mansardato con vista purgatorio. Non Colosseo, purgatorio. Ma. Dice, grande vecchio KKK, dice,
attenti, dice, attenti ai troppo generosi, spesso lo sono con il culo degli altri. Dice, a caval donato si guardi in bocca. Eh sì, perché se tu prendi i soldi, per esempio, da non mafiose, diventi mafioso pure tu, non bisogna prendere i soldi dei mafiosi. Dice, a caval donato si guardi in bocca. Ecco, bisogna rovesciarle certi detti. E poi dice ancora, Sgherbi, dice, è la depravazione in persona. Dice, via dal servizio pubblico. Dice, vabbè che l'Italia è tutta una fogna. Infatti, via dal servizio pubblico, Sgherbi, non hai concluso proprio niente, l'Italia è una fogna. E poi dice ancora, strano che Sgherbi, dice, non lo abbiano assoldato per insultare me e Affini. Glorion e Mario. Dice, ma forse, dice, lo fa sotto mentite spoglie. Dice, vomitano e godono dei loro stessi vomiti. Dice, fanno schifo, fanno pena. Sono pure ridicoli, però, dice, sì. E poi dice ancora, questo è il titolo, il regalo di Scaiola a Lori del Santo e Lad e Santa, Beata, Martire, Vergine, tutte queste cose qui, sì, come Cecilia Bassini, eccetera, eccetera, sì, a Lori del Santo, dice, è la domanda provocatoria di Sgherbi, fascia protetta, 6 maggio 2010. Beh, questi video sono, che? Ah, dice, diversivi, sono diversivi, ecco, dal 27458/98 al 27938/04. E poi sai che se non ingabbi il Paccola Roberto Sorci, il Nobile Alberto Sorci, la Filacchione Rossana Sorci, gossip, sempre gossip. Ehi, notizia, c'è una notizia. Che notizia? Di un giornale. Giornale. Dice, divorzio Berlusconi-Lario, i due a un passo dall'accordo. Ancora gossip. Ma chi sono? Ma chi se ne frega? Quelle carte da cessa che chiamano giornali. Come la TV, no? Dice, a questo servono i contributi statali? Un certo Gise London, e chiudiamo, dice, ecco uno dei tanti motivi per cui non guardo più la TV.